Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Finalmente oggi il mega confrontone. Ma prima, sigla! Ok, i drum set li avete già visti recensiti tutti singolarmente, ora andiamo a fare una comparativa di W Collector Exotic, Yama Phoenix, Tamastar, RV Limited Edition e Steel Drum Colors. Partiamo subito perché il video durerà un bel po'. Quindi, suono delle batterie senza cordiera. Adesso sulla cordiera e andiamo a sentire come cambia il suono dei tamburi, ovviamente si arricchisce di armonici prodotti dalla cordiera del rullante, andiamo a vedere come cambia e come iniziano alcuni strumenti a differenziarsi, altri ad assomigliarsi un po' di più. We'll be right back.
Ok, ci siamo fatti una bella scorpacciata di top di gamma, tanti tamburi, drum set della Madonna, tanti pareri, tanti gli schieramenti che si sono creati mano a mano che recensivo queste batterie, il pensiero che ha accomunato un po' tutti è che siamo al cospetto di batterie fenomenali. Abbiamo dei drum kit veramente assurdi. Fasce di prezzo veramente molto diverse. Se pensiamo che una steel drum può costare sui 2.500 più o meno la linea Colors customizzata, un RV siamo sui 4.500-5.000 euro, la Star la troviamo sui 3.700, mentre la Phoenix lì si prendono schiaffi dalla Madonna, si va sui 10.000 qualcosa, stesso discorso per DW, magari leggermente sotto i 10.000, quindi abbiamo dei prezzi molto diversi. Secondo me tutte le batterie sono accomunate da un'altissima offerta, tanta qualità. Spesso mi chiedete per quale drum set spenderesti 10.000 euro. Sicuramente per una DW, non perché Phoenix non mi piaccia, non perché Phoenix non suoni, Phoenix suona e tanto, però io preferisco quel tipo di suono, il suono della DW Exotic. C'è da dire anche che in fase di registrazione è quella che non mi ha dato alcun tipo di problema. Cosa intendo per problema? Nell'accordatura, nel tirare subito sul suo suono, nel touch and feel. Mi ha dato subito la sensazione di uno strumento morbido che risponde bene. Le altre tre batterie invece abbiamo Steel Drum, che merita un discorso a parte perché è un altro mondo, un'altra filosofia, batterie in metallo, che comunque, da quel che avete sentito, reggono tranquillamente la botta degli altri e soprattutto mantengono una rotondità di suono e una potenza e proiezione che la metà basta. Tamastar, bellissima, molto morbida, molto facile da accordare, cassa che sembra finta, veramente sembra finta, tanta rotondità. RV è il regno della potenza, delle basse frequenze, non trascurando la sensibilità, cioè nonostante sia una batteria che va molto su quelle frequenze basse, comunque mantiene una sensibilità molto alta. Phoenix, suono con molta proiezione, avendo dei fusti molto spessi, range medio-alto di suono, è molto più aperta e molto più squillante rispetto alle altre batterie. Timpano dalla Madonna, cassa veramente potente, tom molto melodici. La Phoenix secondo me è un vero capolavoro di liuteria, di artigianato. Lì quando la tocchi percepisci da subito la qualità. Steel drum potenza allo stato puro, però ripeto, non disdegnando la rotondità del suono, ed è quello il fattore che mi ha fatto innamorare di Steel Drum. La cassa e il timpano dalla Steel Drum a livello di potenza, di botta, di suono, sia percepito dietro lo strumento che dall'altro lato, non cambia di una virgola. Quello che percepite dietro la batteria lo percepite dall'altro lato. Tanta potenza, tanta rotondità, uno strumento veramente troppo sottovalutato il metallo, secondo me. Le altre batterie invece, Phoenix da questo lato mi è sembrata un po' dura nel suono, un po' tostarella la pelle per arrivare alla sua accordatura ottimale, però nel lato di chi lo ascolta, un gran suono, vabbè, tutte queste batterie suonano tutte benissimo dall'altro lato. Dal lato batterista, quelle che mi hanno impressionato di più sono state la Steel Drum, la RV e la Tama. Anche DW mi ha impressionato, però DW è... c'è il problema che uno da DW se lo aspetta quel suono. Cioè, quando tu hai una DW e suona bene, dici, ok, hai fatto metà del tuo dovere. Invece no, non è una cosa scontata. Comunque, ragazzi, non ce n'è una che preferisco, non ce n'è una che vi consiglio. Deve essere il vostro gusto e soprattutto il vostro budget a guidarvi nell'acquisto. Io ve le consiglio tutte. Sono tutte batterie di livello assoluto. Ragazzi, sono tutte belle. Sono tutte belle, fatevi guidare dal vostro gusto e dal vostro, ripeto, budget. Che dire? Iscrizione al canale, like, condivisione. Il video sta durando già un botto, già la parte del test dura un botto. E continua a parlare. Ciao, voglio!